La canoa era sotto una grondaia. Lì. L'ho spostata là e il vento ha portato l'acqua della grondaia là, sopra la canoa. Adesso avrò 50 litri d'acqua all'interno. Fabrizio, stavolta ti ha fregato il vento e la pioggia. Oh, sembrava non dovesse venire niente. Quei pescatori là sono qua del posto e hanno detto dai, andiamo a pescare, tanto sono temporali sparsi, non pioverà neanche. Già, tra una decina di minuti avrò anche finito sto bel lavoraccio. Potrei smontare tutto, rovesciare la canoa, ma ci metterei di più, quindi... E 20, 21, ora ripartire. Dove si potrebbero mettere delle simpatiche casette? Oh, dentro il Ticino. Allora, la cosa più importante è che là in fondo, dietro la curva, c'è il Po. Purtroppo sta cominciando a piovicchiare, ma la cosa più importante è che lì a 400 metri finalmente c'è il Ponte della Becca. Ma che immensa soddisfazione, il Ponte della Becca. Che tempo, è piovicchia, e vai col vento contro e poca corrente, mannaggia. Sì, è spuntato anche un po' di sole per il mio ingresso nel Po. Altri 200 metri. Così me l'immaginavo il mio ingresso, poi il sole. Ah, che spettacolo. Ormai ci siamo. Sono sotto il ponte. Cioè, queste qua sono le spiagge del ponte. Sabbia. Direi che sembra di essere al mare. Dopo quell'angolino lì verde, sono nel Po. Si nota la differenza di grandezza e spero che si noti anche la differenza di corrente. Vento contro! Se io adesso smettessi di pagaiare, andrei all'indietro. Ecco lì gli alberi che purtroppo vengono spinti dalla parte opposta di dove sono io. Ehi, vabbè. Addirittura le onde contro, non solo il vento, signore. Spero che il buon Po abbia una correntina da 3-4 km orari in cui io, se smetto di pagaiare, anche se c'è un po' di vento, vado avanti lo stesso. Supero quella puntina verde, eccolo che è già ha un altro colore rispetto al Ticino. Vedo un po' di corrente, la vedo, sì, dai che siamo in curva, ecco, vedo la corrente, dimmi che mi stai portando via, portami via con te, per favore, sì! Adesso è ufficiale, sono nel Po. Ah! Vabbè, un altro mondo, il mondo dell'acqua, il mondo delle spiagge. Che meraviglia, c'è la corrente e io me ne sto fermo perché c'è il vento. È ora di una meritata sosta. Non sta andando male, tutto sommato. Mi sto muovendo. Adesso l'importante
E che non passi di qua un pesce siluro a divorarmi. Sì, riparte. Il vento va e viene, così ogni tanto riesco a approfittare della corrente. Ma è possibile che il Po mi faccia rettilini lunghi così? Finalmente, nonostante tutto, finalmente il ponte di Corte Olona. Abbiamo anche un porticciolo, ma io vado in direzione porto attenzione motoscafo. Che meravigliose spiaggette. Tempo da lupi. Infatti sta cominciando a piovere. Piove, 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 devo sistemare tutto. Però dai, intanto sono già arrivato al ponte di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Quindi ne abbiamo fatta di strada, eh? E Bellinzona, Piacenza, Emilia Romagna. Grande Fabri, ma adesso io mi riparerei anche sotto il ponte, solo che sotto il ponte ci sono i turbini. Dieci minuti fa ero là in fondo, sono riuscito a scorgere la spiaggetta qua in fondo, ho detto provo a contrastare la corrente e farmi 300 metri pagaiando per arrivare fino a qua. Così mi riparo dalla pioggia. Incredibile, ce l'ho fatta. Adesso ha cominciato a piovere, spero che piova molto seriamente, perché così almeno ho avuto il motivo valido per arrivare qua. Sì, ce l'ho fatta! Un giorno o l'altro gli dovrò pagare da bere per lo spettacolo che mi hanno offerto, eh. C'è un piccolo porto e io mi fermerò lì, smonterò tutto e chiederò un passaggio per andare a Pizzighettone, da dove proseguirò il mio cammino sull'Adda per entrare nel Po. Grazie per il passaggio, andiamo! Cascata di Pizzighettone, questo è il fiume Adda. Ciao ciao Pizzighettone, alla prossima! Finalmente rumore della cascata, finalmente un po' di emozione. Buon appetito Fabri! Brutta bestia! Bene, smontiamo tutto e si riparte! Abbastanza difficoltoso rimettere tutta la roba lì perché la canoa è già in acqua. Eccomi arrivato anche a Cremona. Passato.